che esprimerà anche il parere, immagino, sulle risoluzioni presentate. Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli deputati che hanno preso la parola per intervenire nel merito della discussione dei diversi punti che saranno oggetto del Consiglio europeo e anche per cominciare a mettere in agenda la discussione sul semestre di presidenza dell'anno prossimo. Molte questioni che sono state citate sono le questioni che il Governo condivide come punti essenziali, come punti centrali. Riprendo soprattutto i concetti generali e l'impostazione generale del collega Taranto, che condivido pienamente, un'impostazione generale molto forte rispetto alla quale o l'Italia prende la guida di un percorso di nuovo europeismo basato sulla concretezza delle risposte, basato sulla prospettiva che si riesce a dare, oppure tutto quello di cui stiamo parlando sarà assolutamente complesso. E tutto questo non può che avvenire, come lui ha detto, attraverso una forte spinta di Europa politica, perché senza quella le scelte che avremo davanti sono impossibili. La gestione del semestre dovrà essere innanzitutto centrata su una forte spinta di maggiore integrazione politica, perché o noi diamo effettivamente nuove istituzioni, nuova forza alle istituzioni, oppure tutto questo sarà complesso, sarà complicato. Lo dico anche rispetto a ciò che il collega Alli prima ha sottolineato su questioni molto concrete, le piccole e medie imprese, il tema dei giovani, la questione dei fondi strutturali e soprattutto il fatto che l'Unione deve dare a tutti la possibilità di correre e deve dare a tutti la possibilità di giocare la partita, sapendo che questa possibilità di vincere non può che avvenire attraverso una dinamica di questo genere. Questo è il tema che noi stiamo cercando, per esempio, sul Consiglio di giovedì e venerdì in materia di mercato unico delle telecomunicazioni, di mettere in campo, di agenda digitale, tutti i temi essenziali per creare una competitività che effettivamente riesca a funzionare. A partire anche dalle cose più delicate. L'onorevole Galgano ha citato prima la questione del brevetto unico. So che è un tema molto delicato, però io posso dirle che stiamo cercando di trovare una soluzione che vada esattamente nella strada da lei auspicata, che non lasci l'Italia in retroguardia, perché se l'Italia fosse in retroguardia su questo tema, i rischi di una retroguardia in questo campo sarebbero molto molto preoccupanti. E quindi il tentativo ovviamente è quello di far sì che attorno a una materia come questa si riescono a sviluppare delle scelte a livello europeo e anche delle posizioni italiane che siano in grado di far sì che l'Italia colga tutte le opportunità. Lei ha citato il tema dei fondi strutturali, molti colleghi hanno citato il tema dei fondi strutturali, è sicuramente una delle questioni chiave e essenziali, così molti altri temi. Io ho ascoltato tutto e cerco di prendere atto e di prendere nota di tutte le cose che sono state dette. Onorevole Sibilia, è difficile tra i vari insulti che lei mi ha rivolto cercare di trovare dei punti concreti su giovedì e venerdì. Metà del suo intervento è legato alla... Metà del suo intervento è legato al tema di una fondazione che le comunico ha deciso autonomamente di chiudere i battenti proprio per evitare qualunque forma di conflitto di interessi, perché io sono attento al tema dei conflitti di interessi, il che le consentirà la prossima volta di parlare del tema di merito, cioè del Consiglio europeo di cui si parlerà. E le aggiungo anche... Le aggiungo anche che il Presidente del Consiglio non può essere destituito dal Presidente della Repubblica, ma soltanto da questo Parlamento che, se vuole, può votare la mozione di sfiducia nei nostri confronti. Ho trovato molto forte il passaggio della collega Locatelli sulle questioni legate al tema della ricerca. Il Consiglio europeo di giovedì e venerdì sarà un Consiglio nel quale su questi temi un passo avanti io credo si potrà fare. Si potrà fare però se tutti... Parlamenti nazionali, Parlamento europeo, ho citato non a caso il bell'intervento che oggi sul Sole 24 Ore Berlinguer e Sartori hanno pubblicato, due autorevoli parlamentari europei della delegazione italiana, proprio su questo tema. Noi abbiamo bisogno di uno spazio europeo della ricerca, credo che sia essenziale, fondamentale, credo che sia uno dei temi sui quali dobbiamo lavorare di più e quindi
trovo assolutamente importante il suo stimolo, il punto che lei ha citato. Molti interventi ovviamente hanno toccato la questione delicatissima che noi vogliamo, lo dico alla collega Ricciatti, sia assolutamente il centro del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Se ne parlerà perché l'Italia ha chiesto e fortemente voluto che se ne parlasse e credo che se ne dovrà parlare con una forza e uno stimolo, una spinta che deve affrontare il merito delle questioni. Vede, onorevole Pini, la questione, io credo, noi dobbiamo per una volta per tutte, capisco tutte le preoccupazioni, ho ascoltato il suo intervento e capisco anche le sue preoccupazioni, ma noi dobbiamo toglierla dal tema del dibattito immediato di polemica politica nazionale, perché è una vicenda che o riusciamo ad affrontarla, quelle delle grandi migrazioni, con uno sguardo rivolto al dramma che sta vivendo il Nord Africa, quello che sta vivendo il Medio Oriente. Io oggi incontrerò, riceverò il primo ministro israeliano, domattina il segretario di Stato americano sul tema della Siria, sul tema dei 2 milioni di rifugiati siriani che sono fuori dal loro paese e vivono in condizioni disperate attorno a loro, il tema della Libia, il tema dell'Egitto, il tema del Corno d'Africa, tutte questioni che hanno a che fare con uno stravolgimento delle dinamiche che hanno messo in campo purtroppo fenomeni migratori che soltanto a livello europeo e con una gestione comune di queste dinamiche possono trovare delle soluzioni. In questo senso, e questo è il tema sul quale io spero che questo Parlamento e questo Governo nei prossimi mesi riescano a trovare delle soluzioni, delle scelte che ci consentano, e termino, signora Presidente, termino onorevoli colleghi, di essere in grado di far sì che il semestre italiano dell'anno prossimo sia nella tradizione dei grandi semestri che l'Italia ha gestito per fare le svolte europee. Io voglio citare due appuntamenti che nella storia di tutti noi sono rimasti indelebili. Sono due appuntamenti che hanno cambiato la storia europea e che sono stati gestiti a partire dall'iniziativa della leadership italiana. 1985, il Consiglio europeo di Milano che dà il via all'atto unico europeo, e il Consiglio europeo del dicembre del 1990 a Roma che fa fare la svolta verso l'unione economica e monetaria. Una grande tradizione europeista che noi dobbiamo non soltanto riprendere, ma rilanciare per far sì che il semestre di presidenza dell'anno prossimo sia la base perché l'Europa unita, possa effettivamente arrivare. Soltanto con gli Stati Uniti d'Europa noi possiamo affrontare queste grandi sfide che il tempo moderno pone anche al nostro Paese. Grazie. Presidente Letta, i pareri, per favore. Per questo motivo, Presidente, do parere favorevole alla mozione Speranze ed altri e parere contrario a tutte le altre mozioni. Grazie. La ringrazio. Bene, allora adesso passiamo alle dichiarazioni di voto. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Ora è iscritto a parlare il deputato Bruno Tabacci. Prego, ne ha facoltà. Signor Presidente del Consiglio, bene ha fatto a voler continuare la positiva tradizione di confronto parlamentare sui temi dell'Europa avviata dal suo governo. Con serietà e con realismo, vediamo le nubi che avvolgono l'Europa, non le sottovalutiamo, anzi, ma per noi l'Europa è l'unica prospettiva possibile in un mondo sempre più globalizzato. Ed è bene che il Parlamento cresca in questa consapevolezza e punti ad un'Europa federale. Vediamo le questioni centrali che lei ha svolto nella sua relazione. Migranti. Non c'è solo la fuga dai territori di guerra. C'è una crescente consapevolezza in quelle popolazioni africane della intollerabile miseria.